Nuovo appuntamento con le interviste di Music. Oggi siamo con Mameli. Ciao. Ciao, Mario, ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Vedo una bellissima stampa dietro di te. Così ogni tanto penso che sono al mare e non... C'è un surfista, magari? No. Va bene, dai, parliamo di musica. Esce il tuo primo album ufficiale a Marcord. Quindi una sorta di concept album, da come ho letto, da come ho visto anche all'interno di tutta la tracklist, di come sono riuscito ad ascoltarlo. Volevo con te un po' magari raccontarlo traccia per traccia. Io ti chiedo qualcosa e tu mi dai la tua chiave di lettura, la tua ispirazione. Quindi parte tutto per una storia d'amore che si è conclusa. Lo Parte racconto un po'. tutto, da lì, a Marcord significa appunto io mi ricordo, quindi da ricordo nostalgico della fine di una storia d'amore, hai detto bene che è un concept album, è un concept album comunque che tratta in maniera leggera un argomento comune, un argomento forse non così leggero, ma mi piaceva questa visione un po' ironica e un po' sarcastica di come ho trattato il tema. Poi, traccia per traccia, sono raccontate le varie sfaccettature di come una persona può provare nostalgia per qualcosa, no? Quindi che possa essere una nostalgia positiva. Quindi mi guardo attorno e mi rendo conto che effettivamente provo nostalgia per qualcosa, piuttosto che magari una nostalgia che poi porta un po' alla sofferenza, un po' alla mancanza, di un'altra persona, no? Nella traccia Marcord c'è un passaggio che mi piace parecchio, dove dici che non siamo più di moda, quindi che il tempo è molto densa questa frase, cioè non essere più di È moda. il concetto, cioè, secondo me è proprio il concetto, no? La frase, cioè è proprio il simbolo, il significato poi del disco. Alla fine non siamo più di moda, cioè siamo passati di moda. Perché poi oggi erroneamente si dice, si parla di cosa Marcord, no? Però a Marcord in realtà oggi lo si usa perché, che ne so, il Nokia 3310 viene definito un oggetto a Marcord, però in realtà Marcord è un sentimento soggettivo, non è oggettivo, quindi quello che è a Marcord per te non è quello che è a Marcord per me, cioè magari per me è a Marcord Ronaldo, per dire, non lo so, per te è a Marcord una roba diversa, cioè qualcosa che a te provoca nostalgia, non a tutti, no? Ascoltami, passando un'altra traccia, con Borotalco invece fai flashback, vai all'indietro, parti dalla tua relazione, cioè quindi una traccia molto gioiosa perché comunque parte dal flirt, quindi questa prima passione. E poi c'è il feat di Lorenzo Fragola, che è uno dei feat che c'è all'interno del disco. Anche qua c'è una frase rivestita perfetta senza maglietta, un po' magari una rimodellare i baglioni dei tempi della sua maglietta Sì, finta. vabbè, ma qui siamo all'inizio, cioè nel senso è proprio il momento, come si dice, il momento dove giochi, dove scherzi, dove c'è ancora tutto molto acceso, tutto molto vivo, tutto molto carico di passione, di voglia di conoscersi, di stare insieme. Quindi l'attitude è diversa da Marcord, non siamo più di moda, no? Poi il pezzo è anche il pezzo più up del disco, per me è un disco autunnale, questo qui è un disco prettamente autunnale, quindi non volevo avere troppe tracce up dentro il disco, ma magari più mid-tempo, cioè canzoni un po' palleggiatine. Questo qui invece, cioè, sul ritornello è abbastanza up. Poi vabbè, la collaborazione con Lore, lui è una grande voce, un grande artista. Mi piace, mi è piaciuto molto scrivere con lui. Stiamo ancora scrivendo altre cose insieme. Abbiamo già scritto un po' di cose e ci troviamo molto a livello musicale, onestamente.
Poi vabbè, il disco prosegue con Buoni per nulla, dove si parla un po' dei litigi, poi si va all'argomento triste, quindi è ancora, diciamo, queste montagne russe sui sentimenti che salgono e scendono. E poi si arriva a Maniglie, dove comunque fai un'altra citazione, cioè se prima potevamo leggerci Baglioni, qua ci leggiamo De Gregori, giusto? Quindi c'è sempre dentro la tua musica un qualcosa del passato, dove vai a prendere. Sì, Maniglie, vabbè, io vengo da... cioè la mia infanzia è proprio tracciata da quel percorso cantautorale di tutti i più grandi, no? Cioè io ho iniziato ad ascoltare musica e ad affezionarmi ad artisti definendomi fan di quegli artisti proprio con i cantautori. Quindi poi io ho visto tanti concerti di De Gregori, solo che io tutti i concerti di De Gregori che ho visto li ho visti in una fase dove lui non suonava Pablo, che è una canzone che a me piace moltissimo, solo che praticamente non la suonava dal vivo, e quindi io c'avevo sta roba che per me è una canzone molto bella, Pablo, ma non gliel'ho mai sentita suonare, quindi questa nostalgia di questa canzone mi ha portato poi a prendere la musica, le note, la musica della canzone e a scriverci completamente un'altra cosa. Poi a livello di contenuti lui utilizza, cioè lui va totalmente su un altro tipo di concetto, non c'è l'amore, c'è completamente un'altra cosa. Io ho chiaramente parlato sempre di un altro tema della nostalgia, intesa come diversità, cioè intesa come momento in cui ti rendi conto che anche se siamo diversi, in realtà siamo fatti delle stesse ossa, cioè siamo uguali nel nucleo, poi siamo uguali, no? Però mi piaceva questa cosa di citare De Gregori, perché per me è uno veramente dei massimi. Poi arrivi a Futuro, che comunque è un concetto di speranza, cioè quindi vabbè, ok, si chiude la relazione, si chiude la Marcor e c'è il prospetto per il futuro, giusto? Sì, esatto. E poi mi piace anche qua la citazione che fai di un po' di Fabri Fibra, vaffanculo scemo, cioè che chiude un po' il tutto. Ma quel pezzo lì è proprio la... cioè il Amarcord parla del passato, futuro, mi proietto verso nuovi sogni, nuove speranze, un brano molto speranzoso, nel senso che proprio l'ho scritto in lockdown pieno, però comunque non so come dire, cioè è un futuro che secondo me ancora oggi in questi giorni, anche se l'ho scritto in primavera, ci tocca, perché comunque non siamo in una situazione troppo distante da quella di un po' di anzi siamo praticamente punto, cioè là vicino. Quindi sì, è un brano assolutamente speranzoso. Poi anche lì, come vedi, nonostante il concetto sia quello lì, la musica che c'è sotto, cioè la produzione, l'arrangiamento è comunque abbastanza comunque leggero, non è mai sempre molto leggero, no? Sì, cioè in tutto il disco, anche se le liriche e la concettualità è quella comunque di un argomento importante, di una storia d'amore che finisce, comunque c'è una leggerezza musicale, di melodia che comunque ti fa ascoltare il disco senza che sia uno di quei dischi che dici ok, mi taglio le vene, per dirti. Ascoltami, è una curiosità, tutte le canzoni nascono da tue esperienze oppure hai fatto un mix? Cioè è una tua esperienza, una tua storia d'amore finita, oppure hai preso delle parti a destra e a sinistra? No, tutto l'album è una parla della nostalgia per la fine della mia relazione. La mia relazione è la cosa buffa, diciamo buffa, è che praticamente io è finita la mia relazione, ho iniziato a scrivere l'album, Futuro è l'ultima traccia dell'album, oltre ad essere l'ultima traccia dell'album che ho scritto, e quando ho finito di scrivere Futuro, praticamente la relazione è risbocciata, cioè, diciamolo in questo modo, cioè, sono ritornato con questa persona e adesso va bene, quindi è come se praticamente noi ci siamo mollati, ho scritto l'album e siamo tornati insieme, no? Cioè, stato fatto apposta, cioè, cioè, lei praticamente si sente vittima di questa cosa, perché sembra che io l'abbia fatta apposta per scrivere un album, se no non avrei scritto un album, però non è così, ovviamente.
Sì, è stata la tua fonte di ispirazione, dai, Sì, cioè, di solito, appunto. assolutamente, assolutamente. Beh, c'è anche il lieto fine, cosa Ma è. io gliel'ho detto, cioè io non ho scritto questo album, cioè in modo così scherzoso, gli ho detto, io non ho scritto questo album su di te, ma sulla nostalgia che provavo per te, che è una cosa diversa. Perfetto, benissimo. E ascolta, le ultime due domande che ti volevo chiedere. Vabbè, comunque a Marcord c'è un brano che si chiama Marcord e un brano che si chiama Borotalco. Anche un po' cinematografico, qualche riferimento al cinema, cioè Fellini, Averdone, sono Sì, una tua assolutamente. passione. No, nel senso, cioè, non troppo, non più di tanto. Cioè, guardo i film, guardo le serie in maniera assolutamente normale. Non è una mia grandissima passione, nel senso che cioè, per me passione è una cosa veramente forte. Quindi, cioè, intesa in quel senso lì, no. Però guardo, ovviamente, sono un consumatore normale di video, di serie TV. Ovviamente riferimenti a Verdone e Fellini, chiaramente li conosco e li ho affrontati, seppur non a livello del contenuto, ma me li sono tirati dentro in maniera diversa. Cioè, Marcord è solo il detto, che a me importava. Poi tutto il viaggio del film di Fellini, del transatlantico, eccetera, eccetera, quella roba lì cioè, non me la sono portata dentro. Nell'album c'è dentro anche la canzone che avevi fatto con Alex Britti. E ascoltami, com'è stata questa collaborazione con Alex? Beh, secondo me è uno dei chitarristi talentuosi numero uno. No, Cioè. lo è, sì, lo è, anche se non serve che lo dica io, ma lo è. E lui è un grande, è una persona fantastica, è stato bello, io anche se il pezzo è già uscito, l'ho voluto mettere proprio come omaggio, perché poi il pezzo in realtà per me era proprio dentro il concetto, non è un brano che abbiamo scritto insieme da zero, cioè è un brano che avevo già scritto e lui poi ha aggiunto la sua parte, no? Quindi per me era importante questo pezzo nella spiegazione del concetto. Lui è un grande, cioè veramente una persona eccezionale, un gran musicista, un grande artista, una brava persona. Lui dice che è mio fratello maggiore, ed è la verità. Bene, È proprio il mio fratello maggiore. dai. Adesso quindi esce il disco, live chiaramente abbiamo tutto questo boh, questo grosso punto di Boh, domanda, quindi mi auguro di suonarlo il prima possibile, ma prima di tutto mi auguro che la situazione migliori per tutti, per gli addetti ai lavori, per le persone che non stanno bene economicamente, di conseguenza psicologicamente. Mi auguro anche che poi i concerti e tutte le manifestazioni artistiche ripartano anche per una questione culturale, cioè un po' per tutti. sì, no, è una situazione pesante, però bisogna comunque cercare di trovare degli spunti per rivedere un po' il sistema e per cercare di trovare un modo nuovo per fare musica in attesa che poi tutto riparta. Sì, io comunque mi aspetto veramente anche un intervento onestamente da parte dello Stato, perché comunque tutte le manifestazioni che ci sono state, tutte le manifestazioni che ci sono state, dalla riapertura alla chiusura, alla richiusura degli eventi e delle manifestazioni pubbliche, comunque non hanno portato un disagio o un aggravarsi della situazione dal punto di vista clinico, cioè ci sono dei numeri che parlano, abbiamo visto che proprio gli spettacoli, proprio le manifestazioni live non sono stati degli eventi non sicuri, sono state altre le cose che hanno rifatto emergere il problema. Quindi, secondo me, da quel punto di vista lì, io mi aspetto personalmente delle misure. Speriamo, speriamo. Me le aspetto, me le auguro soprattutto, ovviamente, sì. Va bene, dai, ma allora aspettiamo l'uscita di Amarcord. Invito i nostri lettori a buttarsi all'ascolto del tuo disco. Grazie mille, buon Grazie ascolto. a te e buona giornata. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.